Dopo il depuratore di Tortoreto, la Ruzzoreti ha inaugurato questa mattina il secondo impianto di ultima generazione nella zona artigianale Cassa Santa di Alba Adriatica. L'impianto ha una capacità depurativa di oltre 90.000 abitanti equivalenti e servirà il territorio di Colonnella, Martinsicuro, Alba Adriatica, Corropoli e parte di Tortoreto. L'impianto di depurazione, ultimato dopo quattro anni di lavori, è costato quasi 10 milioni di euro, di cui 9 di fondi regionali. Il depuratore di Alba è dotato di tre linee di trattamento acque refue a fanghi attivi e di ben sette vasche come quello di Tortoreto, anche questo impianto di depurazione è altamente tecnologico e si caratterizza per una maggiore efficienza energetica. Il piano di investimenti programmato dalla governance della Ruzzoreti prevede ulteriori interventi cofinanziati dalla regione Abruzzo dall'ERSI e dalla stessa società acquedottistica Teramana. Ci sono stati quattro anni intensi di lavoro, una sinergia tra la regione Abruzzo e la Ruzzoreti e oggi viene riconsegnata un'opera strategica per il nostro territorio, eh, strategica sicuramente a livello di sostenibilità ambientale, strategica per la sicurezza delle nostre acque eh, perché chiaramente un impianto di depurazione consentirà di consolidare nel tempo quel risultato che Comunque il comune di Albadriatica ha già raggiunto dell'eccellenza dell delle acque in tutti i punti di balneazione. Un plauso alla Presidente Cognitti, all'ingegner Stirpe, alla regione tutta ed è, è, è sicuramente un grande risultato per la, anche per la politica che quando lavora in sinergia riesce a dare risposte ad un territorio che sicuramente lo merita. È un momento importantissimo per tutta la provincia, il secondo depuratore che inauguriamo nel giro di sei mesi. Un investimento da 10 milioni di euro che porterà sicuramente benefici altissimi alla salubrità delle nostre coste. Un depuratore che servirà diverse zone qui della Val Vibrata e che risolve diversi problemi che c'erano stati in passato? Purtroppo sì, in passato questo tratto di costa si è caratterizzato per una serie di problematiche e questo depuratore è assolutamente innovativo, tecnologicamente avanzato, ma soprattutto di dimensioni veramente enormi, serve cinque comuni, tra cui Martinsicura, Albariatica e parte di Tortoreto, sarà la soluzione definitiva e confermerà ulteriormente le bandiere blu che stiamo ottenendo negli ultimi due anni.